Ciao a tutti, oggi video parlato e vi parliamo di come utilizzare al meglio la lavastoviglie. La lavastoviglie è un elettrodomestico molto usato ormai praticamente in tutte le case e sempre di più appunto viene acquistato. Ad esempio io ho fatto la cucina l'anno scorso e quando mi hanno fatto il progetto avevano già inserito all'interno la lavastoviglie senza neanche chiedermi se la volessi o meno, proprio per dire che è uno di quegli elettrodomestici che si danno ormai per scontati. E quindi, dato che sono sempre di più le persone ad averla dentro casa, abbiamo pensato di fare questo video dove raccogliamo 10 consigli per utilizzarla al meglio, come dicevo prima, e anche per risparmiare e non sprecare né energia né acqua e neanche sapone. Allora, iniziamo subito, noi ce li siamo già scritti. Il primo consiglio che vi vogliamo dare è quello di non sciacquare i piatti o le posate o tutto quello che dopo andrete a mettere all'interno sotto l'acqua prima di inserirla nella lavastoviglie, anche se può sembrare una cosa strana, perché è un'abitudine usatissima quando si carica la lavastoviglie. Io conosco persone che addirittura lavano i piatti e dopo li mettono in lavastoviglie, anche se sembra pazzo, c'è chi lo fa. Il nostro consiglio è quello di non sciacquare i piatti, limitarsi soltanto a scansare i pezzi di cibo, quindi le cose più grosse che ci sono, tutti i rimasugli, con un tovagliolo o con una forchetta. Secondo consiglio, non fate il prelavaggio ad ogni pasto. Anche questa è un'abitudine molto molto frequente, quindi ad ogni pasto si carica la lavastoviglie con i piatti e le posate nei bicchieri del pasto, quindi ad esempio del pranzo, poi si chiude e si avvia il prelavaggio. Questo è uno spreco inutile di acqua, anche perché in questo modo se dopo teniamo chiusa la lavastoviglie con i piatti bagnati, un ambiente molto umido, perché appena finito di fare un lavaggio, di fare questo prelavaggio, dopo quando lo andremo ad aprire puzzerà tantissimo perché è stata parecchie ore chiusa. Non serve assolutamente, perché qui mi collego al terzo consiglio: quando avremo completato tutta quanta la lavastoviglie, quindi ad esempio alla sera quando avremo messo tutti quanti i nostri piatti, la lavastoviglie sarà piena, faremo due risciacqui. Un risciacquo non è sufficiente per ammorbidire bene tutti i rimasugli di cibo che ci sono all'interno, quindi poi lavare al meglio i nostri piatti. Quindi si fa il secondo risciacquo appunto per ammorbidire tutto quanto e permettere alla lavastoviglie di lavare molto meglio. Il risciacquo di per sé non porta via molta energia, perché l'acqua viene utilizzata a freddo, non si scalda, e soprattutto vengono utilizzati pochi litri di acqua, ad esempio 10 litri, che se ci pensate sono pochissimi. Quando noi andiamo a risciacquare piatto per piatto o posata per posata o facciamo un prelavaggio ad ogni pasto, capite bene che consumiamo molta molta più acqua. A questo punto, dopo i due risciacqui, potete fare un lavaggio ecologico, che praticamente ormai tutte le lavastoviglie permettono di fare. Il lavaggio ecologico è un lavaggio che consuma meno acqua e meno corrente, e i piatti, essendo già semipuliti, fra virgolette, grazie ai due risciacqui, si laveranno davvero in modo perfetto. Il quarto consiglio è quello di mettere le cose più sporche direttamente sotto al getto. La lavastoviglie, come sapete, è quadrata, mentre invece la palettina da dove esce l'acqua fa un movimento circolare, quindi agli angoli per forza logica arriverà meno lavaggio. Perciò se avete delle cose un po' più sporche, mettetele direttamente sotto. Se invece avete delle cose meno sporche che bisogna dare appena una sciacquata, un lavaggio molto veloce, potete metterle negli angoli. Quinto consiglio: tenere pulito il filtro. È assolutamente fondamentale pulire di tanto in tanto il filtro, perché ovviamente si andrà ad intasare anche semplicemente con il grasso. Quindi anche se voi siete bravissimi e togliete tutti quanti i residui di cibo e non li mettete dentro la lavastoviglie, con il grasso, l'unto che hanno i piatti, le posate,
il filtro poi piano piano si andrà a sporcare ed intasare. Un filtro sporco dà dei lavaggi non efficaci, quindi ogni tanto toglietelo e pulitelo bene con uno sgrassante e un po' di sapone, anche quello per piatti va benissimo. Settimo consiglio: non mettete mai in lavastoviglie le padelle antiaderenti, i tegami antiaderenti e tutte le cose che hanno quella patina appunto antiaderente, perché purtroppo si rovina tantissimo. Sarebbe una grossa comodità lavare le padelle in lavastoviglie, però se è una cosa molto frequente poi si va a rovinare, quindi evitatelo e limitatevi a mettere in lavastoviglie soltanto vetro, bicchieri, ceramica, come quindi piatti, posate e magari delle cose di silicone dove però viene specificato che può essere lavato in lavastoviglie. Ad esempio anche l'alluminio non può andare in lavastoviglie, quindi se comprate una stoviglia d'alluminio, una padella, una ciotola, qualsiasi cosa, sicuramente sulla carta ci sarà scritto di non lavarle in lavastoviglie, però ecco, se non lo sapevate mi raccomando non mettetecelo. Il settimo consiglio è quello di utilizzare una lavastoviglie della misura corretta. Io ad esempio ho una lavastoviglie piccolina da 45 cm e lava circa 9 coperti. L'ho scelta piccola perché siamo in due, sono io con il mio ragazzo, quindi una lavastoviglie molto grande delle misure standard sarebbe stata un po' eccessiva per me, quindi avrei finito per utilizzarla male perché avrei fatto difficoltà a riempirla del tutto. Poi non mi piace far stagnare i piatti all'interno perché puzzano, quindi cerco di fare faccio un lavaggio tutti i giorni e per me è davvero la misura perfetta perché io la riesco a riempire con tutti i piatti e i bicchieri e le posate dalla colazione alla cena. Io la carico di sera e c'entra tutto perfettamente, ovviamente togliendo pentole e padelle anche per il motivo detto prima, però è davvero la misura perfetta per me, quindi capite un attimino bene quanti siete in famiglia e poi scegliete di conseguenza la misura giusta che fa per voi. L'ottavo consiglio è quello di fare molta attenzione al posizionamento dei vostri piatti all'interno della lavastoviglie, quindi se avete piatti piani, piatti fondi o bicchieri di diverse dimensioni, tazze, cercate di dare un ordine, in questo modo vi entrerà molta più roba, quindi cercate di non mescolare le cose tra loro. Ad esempio nel ripiano in sotto potete fare tutta la fila dei piatti fondi e a fianco tutta la fila dei piatti piani, oppure per quanto riguarda i bicchieri, quindi la parte superiore, andate a mettere i bicchieri uguali tutti quanti in fila, poi ad esempio le tazze, le ciotole e così via. Adesso ogni casa ha le sue stoviglie ed è un po' difficile darvi consigli troppo precisi perché non so bene che cosa avete dentro casa, però in linea di massima cercate di, come se giocaste a Tetris, quindi in sostanza mettete le cose vicine tutte uguali. Nono consiglio: per utilizzare un brillantante naturale potete mettere nella vaschetta del brillantante un tappo d'aceto, qualsiasi aceto, mele o l'aceto di vino, è assolutamente indifferente, e aggiungete circa mezzo bicchiere d'acqua, quindi fate una soluzione abbastanza diluita d'aceto e l'andate a mettere nella vaschettina dedicata appunto al brillantante. In questo modo non utilizzerete il brillantante liquido chimico che si compra, che comunque è l'ultima cosa che viene spruzzata sui piatti, un po' come il brillantante delle macchine, anche se comunque vengono risciacquati, secondo me è comunque una cosa che rimane, poi essendo agenti molto forti, molto chimici, è sempre bene evitare, soprattutto sui piatti e sui bicchieri dove ci mangiamo. Quindi utilizzate questa soluzione di aceto diluito che è molto molto efficace. Ultimissimo consiglio è quello di utilizzare il limone come profumatore, quindi anche questo è un consiglio naturale. Questo consiglio l'ho visto e fregato da Valentina dell'Angolo del Focolare, lei lo fa sempre e una volta l'ho visto, ho adottato questo metodo e devo dire che funziona molto molto bene. Quando avete dei limoni, anche semplicemente la buccia, quindi quando avete spremuto il limone, anziché buttarlo mettetelo nella lavastoviglie nella parte superiore
dove di solito si mettono i bicchieri. In questo modo, dopo, con il lavaggio, il limone è un po' come se si cuocesse leggermente con la temperatura, e una volta che aprite la lavastoviglie avete questo profumo di limone molto delicato, e ve lo straconsiglio. Questi erano i nostri consigli per utilizzare al meglio la lavastoviglie, io spero che vi siano utili, e magari se avete altri consigli da darci anche su dei saponi naturali efficaci, scriveteci qua sotto, lasciateci un commento che siamo molto curiose, e vi mando un grossissimo bacio. Prima di salutarvi, attivate la campanellina qua sotto così riceverete sempre le notifiche dei nuovi video. Ciao!